Allora, buongiorno a tutti, cercherò di essere sintetico, io sono in genere molto sintetico, ma 10 minuti è umanamente impossibile. Stiamo parlando di una legge di 28 articoli, e quindi andremo per sommi capi, dando ovviamente per letto il testo nel suo dettaglio, insomma, non è che entreremo nel dettaglio della cosa. La prima cosa che dobbiamo dire è che questa legge viene dall'esperienza della Rete Nazionale Rifiuti Zero. Io stesso sono stato l'ideatore, l'anno scorso l'abbiamo lanciata, c'era anche Bartolomeo, l'Assemblea della Sapienza di Roma, in cui è stata proposta, e questo percorso dall'anno scorso in 8 mesi ha visto oggi il formarsi di un comitato promotore in tutta Italia con circa 400 comitati, con la presenza di grandi associazioni nazionali per proporre una legge che punta a rifiuti zero, alla sostenibilità. Infatti le prime cose che noi diciamo è i principi base di questa legge è la sostenibilità, quindi riportare il consumo entro le risorse del pianeta, questo è il primo principio guida, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute, la partecipazione dei cittadini diretta e non solo l'informazione, e il lavoro. Sul lavoro poi ne parleremo in un modo un pochino più particolare. Lo spunto della legge non è una nostra iniziativa balzana, è uscito fuori così, ma c'è una risoluzione del Parlamento europeo dell'anno scorso, del 24 maggio, per un'Europa efficiente, che ha affermato esattamente quello che voi leggete, che al 2020 il Parlamento europeo ha determinato la chiusura di discariche ed inceneritori. Ovviamente è un indirizzo politico generale, adesso uscirà la direttiva, il 7° programma d'azione del 2014, però questo è l'obiettivo che noi da 10 anni con Polconet stiamo portando in tutta Italia e in tutto il mondo, rifiuti zero al 2020. Quindi il concetto base è che noi abbiamo riformulato gli obiettivi al 2020, passando anche per uno step al 2016 esattamente, in cui l'orientamento di base di questa normativa è andare verso il recupero di materia, massimizzare il recupero di materia e soprattutto il riciclo, il riciclaggio all'interno del recupero di materia, il riuso e la riduzione, su questo abbiamo messo, come vedete, quella che è la gerarchia corretta, andando a minimizzare il recupero di energia e lo smaltimento, tendendo a zero per lo smaltimento al 2020. Andiamo avanti. Quindi su questo il primo passaggio, come sapete, rifiuti zero, da sempre diciamo che il trampolino per rifiuti zero è la raccolta porta a porta. L'articolo 2 fissa l'obbligatorietà della raccolta porta a porta come sistema a livello nazionale, e tra l'altro abbiamo messo anche un termine di 2 anni, se entro 2 anni i comuni non si adeguano c'è una sostituzione dal punto di vista dei poteri, cioè il Ministero può nominare dei poteri sostitutivi al posto delle amministrazioni comunali. Abbiamo previsto raccolte monomateriali o multimateriali per carta e plastica, per plastica e metalli, proprio perché questo è l'unico sistema con cui è dimostrato che laddove si fa correttamente il problema si risolve. Abbiamo inserito delle leve fiscali anche sull'IVA, cominciando a promuovere la riduzione e il dimezzamento dell'IVA per prodotti fabbricati con materiali riciclati, esentando il compost, esentando il riuso, che è una pratica che tuttora è sconosciuta. Soprattutto, siccome la risoluzione europea dice che al 2020 noi dobbiamo chiudere questi impianti, quindi tra 7 anni, noi non riteniamo ammissibile oggi che si dia corso ancora alle autorizzazioni per inceneritori che prevedono 15 anni di ammortamento. Quindi chiediamo subito la moratoria immediata di tutti gli impianti di incenerimento, sia in fase di progettazione che ancora in fase che non sono stati ancora realizzati. E questo va insieme a un discorso per cui gli impianti di incenerimento sono oggi falsamente identificati come impianti di recupero d'energia. Se andiamo a vedere le normative, questo avviene solo quando c'è un 65% di recupero d'energia. Di fatto solo Brescia supera questo livello, e quindi noi stiamo assimilando gli impianti di incenerimento esistenti ad impianti di smaltimento, e quindi vedremo successivamente anche con la tassazione in materia.
Il punto su cui battiamo fortemente è quindi bloccare subito tutte le autorizzazioni e azzerare l'incentivazione. Parliamo dei certificati verdi che ancora sono a scadenza e parliamo della nuova incentivazione che è stata inserita con le nuove normative. Questo attraverso un percorso di 3 anni in cui andiamo a proporre una riconversione industriale, per cui gli imprenditori potranno riconvertire l'industria verso il riciclo e il recupero, avendo adeguati strumenti finanziari e ovviamente dovendo rinunciare a una cosa che diventerà anche insostenibile dal punto di vista finanziario. Togliendo gli incentivi, questa industria crolla su se stessa. Uno dei punti principali è togliere il cappio dei contratti di fornitura. I comuni oggi che hanno fissato firmato un contratto con questi impianti sono ovviamente legati mani e piedi. Con questo articolo, con l'articolo 6, andiamo a togliere tutte le penali, quindi fare in modo che i comuni possano uscire tranquillamente da questo percorso attraverso un patto di riconversione che sarà gestito attraverso il Ministero, ma con la partecipazione dei comuni e delle comunità locali. Andiamo avanti. Ecco, magari io posso vedere lì che è un pochino meglio. Abbiamo tra l'altro su questo articolo, sul divieto all'esportazione, fissato anche un ulteriore principio. Noi sappiamo che oggi la gestione del rifiuto urbano è regionalizzata, ma assistiamo in regioni come la Campania e il Lazio al tentativo di esportare all'estero il rifiuto non trattato. Questo riteniamo che non sia assolutamente ammissibile, perché le regioni si devono dotare dell'impiantistica sufficiente e avranno 2 anni di tempo per farlo. Ma blocchiamo intanto il traffico dei rifiuti speciali. I rifiuti speciali verranno regionalizzati come gli urbani, quindi con la clausola che ogni regione si dovrà dotare degli impianti necessari a quello che produce. Quindi avere da questo punto di vista una gestione autonoma che evita questo traffico dei TIR. Dicevo prima, il tributo speciale. Oggi in discarica si paga un tributo speciale e si paga in una quota praticamente fissa. Noi diciamo che questo tributo speciale deve essere esteso agli inceneritori che sono paragonabili a impianti di smaltimento, e questo tributo oggi è speso solo per il 20% per la gestione dei rifiuti e si impiega per opere pubbliche, perché è un tributo che viene riscosso dalle regioni. Ecco, noi chiediamo che il tributo venga destinato e vincolato solo al ciclo dei rifiuti e che vengano quindi immesse in questo capitolo tributario anche gli inceneritori che vanno a formare un fondo regionale per la riconversione e per il finanziamento del porta a porta. Infatti l'utilizzo di questo tributo sarà la riconversione impiantistica, il finanziamento del passaggio a porta a porta e alla tariffa puntuale nei comuni, la premiazione dei comuni virtuosi secondo un meccanismo che chi meno produce rifiuti non riciclabili meno pagherà proporzionalmente di tributo, e dovrà finanziare i progetti di riduzione e riuso e i centri di ricerca sul residuo, che sapete che sono determinanti per arrivare esattamente a rifiuti zero. Quindi in questi 3 articoli qui è in qualche modo riassunto il fatto che ci sono ben 3 meccanismi automatici che vanno ad applicare uno sconto sulla tariffa a livello regionale, a livello impiantistico e a livello delle singole famiglie. Quindi ci saranno dei benefici che sono commisurati sul principio del chi inquina paga, praticamente saranno commisurati alla virtuosità della regione dello stesso luogo di produzione, quindi delle famiglie. Sull'articolo 13 abbiamo posto una questione molto importante, che è l'incompatibilità. Oggi noi abbiamo situazioni di monopolio nella gestione della raccolta e dello smaltimento, quindi abbiamo innanzitutto risolto questo problema enorme. Riferendoci ai principi referendari, riteniamo che la raccolta e lo smaltimento debbano essere gestiti da un soggetto pubblico, però il soggetto pubblico non può prendere accordi con un soggetto privato attraverso società controllate se questo soggetto gestisce impianti di smaltimento. La fase del recupero e del riciclo sarà una fase in cui abbiamo introdotto un concetto innovativo dei distretti. Voi sapete che oggi siamo in presenza di strutture che non funzionano come gli ATO,
nel senso che propongono grandi soluzioni dal punto di vista impiantistico, una gestione con un consiglio d'amministrazione che espropria di fatto le amministrazioni. I distretti diventano la filiera locale della gestione della raccolta, della selezione e della trasformazione delle materie attraverso piccole e medie industrie, riciclatori, soggetti pubblici o privati che si occupano di questa filiera. L'articolo 14, che è l'articolo su cui c'è stato un pochino più di dibattito e anche oggi affronteremo, noi dobbiamo prendere atto che avviare la raccolta porta a porta obbligatoria per legge significa avere poi l'impiantistica di trattamento. Questo è basilare perché oggi assistiamo a situazioni paradossali come quelle del Lazio, della Campania, dove per esempio gli impianti per l'organico non esistono o non si utilizzano per versi strani. Quindi noi dobbiamo sbloccare sia l'impiantistica per trattare quello che ancora non viene differenziato, quindi i cosiddetti impianti di DMB, ma a recupero di materia, non per produrre il CSS, sul modello di quello che si sta facendo a Parma, per esempio. Ma insieme dobbiamo sicuramente sbloccare le autorizzazioni e la realizzazione di impianti di riciclo per le frazioni secche ed impianti per il trattamento della frazione organica. Sulla frazione organica noi, andiamo alla slide dopo, proponiamo ovviamente di utilizzare tutte le tecnologie, a cominciare dal compostaggio aerobico, anzi abbiamo inserito anche i compostatori elettromeccanici che finora non sono stati normati, abbiamo inserito anche il compostaggio di zona che poi vedremo e abbiamo inserito anche il compostaggio anaerobico, che sapete oggi è un fattore di criticità rispetto a un'altra materia, noi qui ci occupiamo di rifiuti e non di energia, quindi impianti a biomasse fanno parte di un altro dibattito, noi qui trattiamo semplicemente rifiuti e su questo abbiamo posto dei paletti severissimi. Questa tecnologia secondo noi è assolutamente utile nei grandi centri urbani soprattutto, perché per compostare in modo aerobico occorre almeno un terzo di cippato e nei grandi centri urbani non c'è questa disponibilità di cippato pulito. E con questo tipo di impianti, se noi eliminiamo l'incentivazione, perché con l'articolo 5 quando togliamo gli incentivi agli impianti di incenerimento li abbiamo tolti anche alla digestione anaerobica, quindi l'incentivazione per la produzione di energia elettrica è azzerata anche per questi impianti, togliamo la combustione e chiediamo che il biogas che viene estratto viene totalmente riconvertito a biometano. Il biometano viene immesso in rete per l'uso domestico o può essere commercializzato come avviene in Europa già da alcuni anni. Quindi è certificato, tra l'altro, da studi appositi che il biometano prodotto con alimentazione da forzu sarebbe raccolta organico da raccolta differenziata e scarti agricoli, questo biometano ha le stesse identiche caratteristiche del metano fossile. Quindi questo diventa da questo punto di vista una possibilità in più di trattare l'organico, visto che oggi riusciamo a trattare solo il 20% dell'organico e l'80% va in discarica. Su questo argomento penso che poi riprenderemo e taglieremo meglio. La tariffa puntuale, credo che tutti conosciate il fatto che la raccolta porta a porta esige con il sistema di tariffe e va a premiare i comportamenti più virtuosi, entro 3 anni chiediamo di passare a questo sistema scavallando anche la Dares, i comuni avranno la possibilità di uscire dalla Dares e scegliere la tariffa puntuale. In più abbiamo, sul modello della Puglia, abbiamo preso gli ambiti di raccolta ottimale come sistema alternativo agli ambiti territoriali ottimali, gli ATO. Gli ATO adesso sono a livello regionale, dopo che Berlusconi ha in qualche modo declassato, prima erano a livello provinciale, adesso sono diventati ATO regionali. Sono grandi organismi che non gestiscono le situazioni sulla base delle esigenze locali. Qui parliamo di ambiti locali, di gruppi di comuni che fanno una sorta di consorzio tra di loro, comuni che stanno sulla stessa filiera, cioè che stanno sul porta a porta, che hanno degli obiettivi di riduzione e di riuso e che possono realizzare dei piccoli impianti di gestione locale in cui la raccolta verrà di vari passo inserita con il discorso della selezione e del trattamento sull'ambito locale, quindi delineando anche il discorso della trasferimento, perché spesso i grandi impianti comportano risorse e inquinamento solo per il trasferimento. Certificati bianchi sono quelli che sono il motore di questa operazione,
nel senso che riteniamo che l'industria del riciclo debba essere comunque incentivata, perché oggi assistiamo al fenomeno opposto, viene incentivata l'industria della distruzione. Per partire questa industria ha bisogno di uno start-up, di una fase iniziale. Abbiamo inserito una cosa che esiste in Europa già da anni, la tassa sul vuoto a perdere. Questa finanzierà la riconversione impiantistica attraverso un fondo nazionale di rotazione. Questa tassa sarà accompagnata anche dalla cauzione per l'utente finale. Quindi produrrà, tra l'altro, da quello che abbiamo visto sugli studi in tutta Europa, un netto abbassamento dei contenitori e degli imballaggi che vengono dispersi in ambiente, quindi già una riduzione della fase della raccolta. Quindi con questo noi proponiamo di finanziare con un'operazione che oggi praticamente può essere finanziata sulla base di una filiera industriale che non funziona. Vedremo il CONAI adesso subito appresso, perché abbiamo un grosso problema con la gestione del CONAI. Il CONAI oggi è quello che ritira gli imballaggi. Il CONAI noi pensiamo che vada ripensato, perché non si può occupare solo di imballaggi, si deve occupare di tutta la filiera del secco, ma soprattutto il CONAI oggi utilizza appena un quarto delle risorse nell'investimento nel riciclo. Il CONAI oggi si permette il lusso di mandare in incenerimento il 40% delle plastiche riciclate. Qui abbiamo inserito un divieto di questa pratica. Il CONAI oggi, noi diciamo che debba almeno investire il 70% nel riciclo, non il 25%, e deve essere un organismo aperto alla partecipazione dei cittadini, perché il CONAI, lo sapete, è formato dagli industriali produttori che stanno abbassando progressivamente il contributo che danno ai comuni, per cui la fase della raccolta sta entrando in criticità, perché i contributi del CONAI sono i più bassi d'Europa. Noi li abbiamo agganciati qui alla media europea. Calcolate che in Germania la plastica viene pagata 10 volte più che in Italia. Siamo nella parte finale e abbiamo inserito norme importanti sul monitoraggio sanitario, nel senso che oggi manca una gestione di un monitoraggio pubblico efficiente, l'istituzione dei registri dei tumori laddove ci sono situazioni di evidente criticità ambientale, il principio della bonifica e della prevenzione a carico degli inquinatori, e abbiamo inserito anche una norma in ultimo sull'amianto, sulla gestione dell'amianto, perché è uscita proprio ultimamente una risoluzione del Parlamento europeo che dice fermiamo le discariche d'amianto e andiamo verso l'inertizzazione dell'amianto. Siccome questa è una legge di principi, perché è una legge quadro, abbiamo ritenuto opportuno inserire anche questo. Il reato di danno ambientale è un passaggio fondamentale, perché oggi il reato di inquinamento ambientale è praticamente un'ammenda. Quindi dobbiamo andare su un piano che riguarda la responsabilità penale, civile, contabile e risarcitoria, perché questi sono gli elementi che possono in qualche modo andare a risolvere questo problema. Piano di prevenzione nazionale, voi sapete che non siamo in presenza di questo strumento, è determinante che parta un piano di prevenzione che vada in qualche modo a fissare le linee guida per la riduzione dell'organico, per il discorso del principio della responsabilità estesa del produttore che continua a emettere imballaggi non riciclabili, e questo non è più ammissibile. E abbiamo inserito il concetto degli acquisti verdi pubblici, fissando un livello molto elevato, addirittura al 75%, calcolate che questa legge va a regime al 2016, e il divieto di importazione al 2016 di beni e materiali non riciclabili o compostabili. Sull'organico abbiamo inserito anche una cosa importante, Slow Food stesso ci ha chiesto che venga fissato finalmente il principio che il cibo non può andare in discarica, quindi le banche alimentari vengono istituite per legge come strutture pubbliche gestite dai comuni attraverso Onlus, attraverso sistemi di volontariato, perché lo scandalo è che oggi il 20% va in discarica del cibo, questo non è più ammissibile. E oltre a questo riteniamo che sul recupero dell'organico dobbiamo fare un'operazione rispetto al compostaggio, perché il compostaggio domestico non è applicabile nelle grandi città, è applicabile solo nei centri diciamo suburbani, laddove c'è almeno un piccolo appezzamento di giardino o di orto per riutilizzare il compost. E abbiamo inserito il compostaggio collettivo di zona, che è uno strumento urbano,
in aree verdi pubbliche gruppi di cittadini e condomini possono utilizzare questa forma per compostare la parte vegetale e per fare orti urbani e giardini, quindi a livello di riutilizzazione immediata. I centri per il riuso, sapete che il riuso è una fase fondamentale, non sono mai stati normati, quindi con questo diamo una copertura al fatto che una quantità di oggetti che oggi vanno in discarica possono essere riparati e ridati in uso o in baratto, a seconda della forma che si preferisce. In ultimo, la partecipazione. Noi oggi siamo in presenza semplicemente di una partecipazione informativa alla fine del percorso. Qui chiediamo che invece i cittadini abbiano accesso e partecipazione in tutte le fasi del percorso, dal progetto preliminare fino all'esecutivo, con dei comitati di garanzia civica che entrano nella partecipazione dei piani rifiuti regionali. Ecco, ho finito. Come vedete, questo è il quadro in cui siamo oggi. Su 16 regioni abbiamo già 16 coordinamenti forti e abbiamo soprattutto la rappresentanza importante di associazioni come l'Associazione dei Comuni Virtuosi, l'ARCI, l'AMPAS, Attac Italia, RE Common, quindi una serie di organizzazioni che hanno valutato attentamente questa proposta. Grazie.